Siamo qui con il professor Aldo Domenico Ficara. È venuto qua a presentarci un progetto per il convegno Education 2.0. Il progetto si intitola Leggere, scrivere e interpretare la scienza nel web. Rivolto a che scuole? È rivolto a degli istituti professionali, quarta e quinto anno di corso, e praticamente è un progetto che coinvolge questi gruppi di classe nell'analizzare, nell'individuare informazioni scientifiche nella rete. Quanti ragazzi sono coinvolti nel progetto? Sono coinvolti 5 ragazzi che sono stati selezionati attraverso delle prove di matematizzazione, ovvero dei problemi di logica matematica abbastanza complessi, che però hanno un background conoscitivo solo delle 4 operazioni aritmetiche. Ci racconta un po' come, anche metodologicamente, come si è svolto, come i ragazzi hanno lavorato? Allora, innanzitutto c'è stato, prima di iniziare questo progetto, mi sono messo in gioco io stesso come docente, con un anno di propedeuticità per avere una forte credibilità nel web da parte dei ragazzi. E quindi, ho aperto un blog, il blog che si occupa anche tutt'oggi di nanotecnologie, dal titolo 10 alla meno 9, e successivamente questo blog è stato inserito in un motore di ricerca Wikio, un motore di ricerca francese, che classifica blog di tutta Europa in base alla disciplina che edita. Il blog è stato inserito nelle classifiche di scienza e successivamente, ecco, questa mia credibilità ha avuto un feedback dal fatto che il motore di ricerca mi ha nominato l'anno scorso consulente scienza di Wikio. Da questo i ragazzi hanno cominciato ad avere una credibilità perché vedevano il loro professore in rete. Quindi riconoscevano un po' uno di loro in qualche modo. Mi riconoscevano, quindi avevano dall'altra parte, bisogna mettersi, bisogna, io dico, il professore deve diventare blogger, non solo blogger, ma blogger a livello più alto possibile, certo, a livello nazionale. Dopodiché i ragazzi, il gruppo classe, riconoscono il loro docente in rete e quindi prendono una maggiore confidenza, certo, con anche il contenuto. Anche perché poi i ragazzi spesso usano la tecnologia in una maniera molto agile dal punto di vista pratico, ma poi magari con un senso critico troppo basso, esatto, per cui magari in questo modo, tirandoli dentro, si riesce poi a insegnargli a usarlo criticamente quello strumento. Usarlo criticamente. Loro mi leggono anche, pubblico per esempio su Education 2.0, esatto, e mi leggono in Education 2.0. Abbiamo fatto anche dei piccoli articoli fatti dai ragazzi pubblicati su Education 2.0. Abbiamo pubblicato articoli sulla rivista Green, di Venezia, che è una rivista di un consorzio di 35 università italiane, e i ragazzi si sono avvicinati a questo gruppo aiutandomi, per esempio collaborando nel fare tutti i schemi, i disegni ai miei articoli, e quindi c'è un coinvolgimento. Quindi in qualche modo è un progetto che punta da un lato a far acquisire delle competenze disciplinari, dall'altro in qualche maniera colma il gap che può crearsi tra docente e studente, cioè si crea un gruppo di lavoro coeso in qualche modo anche dal punto di vista emotivo. E poi ci si avvicina molto all'editoria. Questo è un altro aspetto importante. L'editoria in classe veniva vista sempre sul libro di testo. In questo modo noi abbiamo cercato di dare degli strumenti più flessibili, la rivista. La rivista, se noi trattiamo un argomento specifico e poi questo argomento è trattato per intero in un articolo che i ragazzi possono avere in una rivista in abbonamento, eccetera, li coinvolge di più. Quindi in qualche maniera utilizzare per la didattica dei contenuti, chiamiamoli contenuti in generale, destrutturati, prendendoli in qualche modo da un libro di testo piuttosto che dal web, piuttosto che da una rivista. Sì, da una rivista, tant'è vero che quest'anno stiamo tentando di coinvolgere riviste che vanno in distribuzione nelle edicole, tipo Wired o
o Focus o altre che poi possiamo, i ragazzi anzi, possono individuare e quindi verificare questa, la lezione frontale che poi viene ripresa sul cartaceo. E io con Green ho visto che è molto molto sentita dai ragazzi. Ragazzi, ripeto, del professionale, non molto abituati né a leggere e né a scrivere, però ho avuto ultimamente degli input, di ragazzi che hanno letto per intero la rivista, perché erano coinvolti, erano Quindi l'obiettivo è protagonisti. raggiunto. L'obiettivo è raggiunto. È modellizzabile questo progetto? Cioè, altre scuole possono replicare questo tipo di... Sì, basta che il docente appunto arrivi all'obiettivo della credibilità nel web, nella rete. Deve esserci Quindi lui. questo È è il primo passo, il cioè primo farti passo. riconoscere come uno di loro. Sì. Quando lo riconoscono, loro già hanno, il docente ha una credibilità nell'aula Istituzionale. istituzionale, però se loro lo rivedono anche nel web. Io porto il mio esempio. Quando loro mi hanno visto la mia fotografia, chi ero, il mio curriculum nella pagina di Wikio, loro sapevano che Wikio era, Erano orgogliosi che sì, fosse il loro che professore. il loro professore era considerato Certo. addirittura da un motore di ricerca straniero. Certo. E allora lì cominciano a studiare perché scattano dei meccanismi Psicologici, emotivi, psicologici. certo. E quindi siamo arrivati anche a trovare dei talenti, e questo è il motivo per cui quest'anno abbiamo aperto in Facebook una pagina che si intitola La ricerca e il consolidamento del talento scientifico con il professor Enrico Alleva, il professore che ultimamente è stato nominato dal ministro all'Istituto Zoologico Anton Dorn. Ho capito. E ora vediamo, insomma, Allora adesso vi chiederò l'amicizia. perfetto. Il suo progetto in uno slogan. Lo slogan rendersi credibili nel web per sviluppare l'attenzione e la competenza dei giovani. Grazie mille.